Nel video di oggi affronteremo un argomento che ha toccato profondamente Nunzia De Girolamo e l'intera famiglia della trasmissione pomeridiana di Rai 1, Estate in diretta. Prima di proseguire, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri prossimi video e sulle ultime notizie. Quel fatidico 14 giugno sembrava un pomeriggio come tanti, ma per Nunzia De Girolamo e la sua squadra è stato un giorno di profondo dolore. In apertura di puntata, la conduttrice ha espresso la sua vicinanza alla famiglia Marziani, colpita dall'atroce perdita del giovane Bernardo, figlio della scrittrice e autrice Elena Martelli e del rinomato critico d'arte Gianluca Marziani. Bernardo Marziani, appena ventenne, è stato strappato alla vita da un sarcoma diagnosticato nel 2022. Con grande coraggio, Bernardo aveva condiviso la sua battaglia contro il sarcoma di Ewing sui social, raccontando come il tumore, localizzato alla gamba sinistra, avesse reso la sua vita un inferno di dolori insopportabili. Nonostante le chemio e le speranze di un'operazione, il tumore era diventato metastatico, costringendo i medici a cambiare strategia e trasformando la sua malattia in una condizione cronica da gestire. Le condizioni di Bernardo sono purtroppo peggiorate a gennaio, e il 14 giugno il giovane ha perso la sua battaglia contro la malattia. Oltre a essere uno studente, Bernardo era anche un modello e viveva tra Roma e Amsterdam. La sua forza e la sua apertura nel raccontare la malattia sui social hanno toccato profondamente molte persone, dimostrando una resilienza e una speranza straordinarie nonostante le difficoltà. La comunità si è stretta attorno alla famiglia Martelli Marziani, offrendo supporto e ricordando Bernardo per il suo coraggio e la sua lotta contro una malattia così devastante. E tu, cosa ne pensi di questa triste vicenda? Facci sapere la tua opinione nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video con le ultime notizie.